Più forte ancora è la percezione da parte di Dante negli anni dell'esilio di una catastrofe religiosa, di una catastrofe morale. Quella umanità che i valori del cristianesimo teneva unita nel rispetto di certe leggi, nel rispetto di certi comportamenti, era scossa ora nel riaprirsi degli scambi dei mercati tra il 200 e il 300, soprattutto nel 200, poi il 300 sarà un secolo di crisi, ma alla fine del 200, l'inizio del 300, quando Dante vive la sua esperienza politica e poi la stagione dell'esilio, beh, questa umanità viveva ora in una situazione contraddittoria. Da una parte continuava a credere e a rispettare i valori della religione, i valori di una condotta morale, di una condotta etica, ma dall'altra doveva anche obbedire alla logica del guadagno, doveva obbedire a questa nuova, a questo nuovo grande sistema di valori che Dante identifica nel maledetto fiorino, quello che lui chiama il maledetto fiore, cioè la moneta d'oro di Firenze che aveva reso, che aveva contribuito a rendere Firenze grande, famosa, potente, perché il fiorino era diventato una valuta centrale nel sistema europeo, cioè occidentale a quel tempo, dei cambi monetari e quindi degli scambi economici. Proprio nella necessità per il genere umano di obbedire a questa nuova logica, la logica del guadagno, Dante individua una ulteriore catastrofe, il rischio che l'umanità venga ulteriormente divisa al suo interno, che si aprano conflitti, che si apra una stagione di contrapposizioni basata sull'interesse economico.